Quattro giorni di formazione, una sessantina di partecipanti, più di 20 sono italiani. È il corso per assistenti familiari, badanti, promosso da ACLI Privata Assistenza, che si occupa di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, e dal Comune di Verona. Attualmente c'è una vasta offerta nel settore, cui si affacciano in tempi di crisi anche tanti italiani. Offerta tantissima. Dopo bisogna fare una selezione molto molto seria, perché purtroppo la situazione economica che viviamo fa sì che molte persone pensano di riciclarsi in un lavoro che poi però non è il loro, perché comunque non è un lavoro qualsiasi, è un lavoro dove comunque serve una sensibilità, serve una propensione, serve uno spirito di sacrificio anche, quindi non tutti hanno queste caratteristiche. Comunque l'offerta di lavoro è enorme. Carenza di lavoro è enorme e l'offerta è enorme. Le domande da parte delle famiglie anche sono sicuramente in aumento, un pochino, perché appunto le risposte dal pubblico diventano sempre meno, il pubblico fa quello che può, però purtroppo il nostro welfare sappiamo che non ha risorse così ampie e quindi il pubblico cerca di dare le risposte che può e noi cerchiamo di integrare interagendo spesso col pubblico. Ma una badante in genere quanto costa una famiglia? Ma guarda, dipende ovviamente da tanti fattori, ma sicuramente è una spesa consistente, perché se pensiamo anche a quello che va nelle mani della persona, per una persona non formata che svolge comunque un lavoro a tempo pieno con una persona non autosufficiente, parliamo di 937,78 euro lordi. È evidente che questa è una parte, diciamo, non esaustiva della spesa della famiglia, perché bisogna tenere presente che ci sono le ferie, la tredicesima, la cantonazione del TFR, bisogna tenere presente che c'è il vitto all'alloggio che viene comunque dato alla lavoratrice, eventuali sostituzioni, e poi c'è ovviamente il pagamento dei contributi INPS, quindi arriviamo su una spesa che viaggia intorno alle 1350-1400 al mese. Dunque una famiglia spende circa 1450 euro mensili, meno rispetto alle rette delle case di riposo, soprattutto salvaguardando il desiderio dell'anziano di restare in casa. Importante che il rapporto di lavoro sia chiaro su tutti i punti con la badante convivente. A lei vanno in mano con il minimo contrattuale circa 850 euro netti al mese e soprattutto a lei sono affidati i nostri cari.